Sbloccatosi in trasferta, il Lecce si è fermato in casa dopo 14 mesi di imbattibilità. La situazione in classifica si è un tantino complicata e gli effetti della sconfitta con la Roma sarebbero stati devastanti se il Bari non avesse pareggiato a Cesena. Tuttavia il Lecce ha pur sempre due lunghezze di vantaggio sul tandem delle quart'ultime Udinese e Cesena. Ma occorre mantenere la calma. Contro la Roma, che in Puglia quest'anno ha fatto l'unplane vincendo sia a Bari che a Lecce, si è sentita in retroguardia l'assenza degli squalificati Marino e Righetti. La Roma in 13 minuti ha risolto tutti i suoi problemi con i gol di Gerolin e Feller, reti giunte per leggerezze del pacchetto difensivo. In occasione della prima marcatura, Gerolin ha usufruito di libertà incondizionata. Sul gol di Feller, con quel ventaccio a favore della Roma, qualche accorgimento andava pur preso. Il Lecce, frastornato per le due reti subite, non è riuscito a mutare la fisionomia della partita neanche quando l'arbitro Beskin ha segnato un calcio di rigore a favore. Pasculli, come aveva fatto a Bergamo contro l'Atalanta il 14 gennaio, si è fatto parare il penalty, quella volta da Ferron, ieri da Cervone, che già a Bari aveva neutralizzato un rigore di Maiellaro. La partita, dopo l'errore dell'argentino, si è virtualmente conclusa. Nella ripresa, l'inserimento di Virdis, con esclusione di Conte, non ha prodotto benefici. Ora a Lecce non resta altro che concentrarsi sull'incontro interno di domenica prossima con il Napoli. Mazzone, nessuno può dire che lei non l'aveva detto, ci sarà da lottare fino in fondo, l'aveva detto, e certamente la vittoria di Bari non doveva far dimenticare queste cose. Assenze, rigore sbagliato e subito si va sotto con una squadra come la Roma. Certo. Oggi voi sapete benissimo, ma mi conoscete da tanto tempo, che io non rimpiango mai i giocatori che manco, anche per rispetto per chi va in campo, però è chiaro che non si può sempre inventare un qualche cosa in Serie A. Cambiare ruolo a giocatori che hanno delle caratteristiche però non hanno l'esperienza. Oggi rimpiango veramente Righetti e Marino, perché ci potevano dare quella tranquillità difensiva in certe situazioni. Oggi abbiamo visto, abbiamo reso due gol brutti. Le stesse situazioni si sono verificate con la Lazio in casa. È stato bravo Terraneo, meno bravo Sosa e compagni, con la Lazio ci siamo salvati. Oggi a Roma ci ha castigato. Ci ha castigato perché certi errori non si possono commettere in Serie A. Ne paghiamo le conseguenze. Noi quando abbiamo un paio di assenze in qualche settore troviamo delle difficoltà in sostituzione. Per fortuna c'è qualche squadra sotto Lecce che continua ad andare a corrente altalenante, e anche il Bari in questo momento ha dato una mano al Lecce con il pareggio Cesena. Certo, oggi mi dispiace per i tifosi del Lecce, ma io sono stato contentissimo che il Bari abbia pareggiato. Anzi, io tifavo che il Bari vincesse a Cesena, perché vincere a Cesena avrebbe voluto dire per noi un vantaggio enorme. È un campionato difficilissimo, un campionato durissimo, che noi dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità per venirne fuori. Ecco perché più di una volta io mi sono un po' arrabbiato quando qualche risultato non troppo brillante, con prestazioni non molto brillanti, lo abbiamo portato in casa. Vedi la stessa partita con la Lazio, io dissi che era un punto d'oro, perché malgrado tutto questo punto, ecco, oggi avrei messo la firma pure un pareggio con la Roma. Anche se onestamente siamo andati in campo per vincerla questa partita, perché dopo l'entusiasmo della vittoria del derby volevamo fare, diciamo, subito il colpo grosso, e sapevo che oggi sarebbe stato per noi fondamentale. Invece ci dobbiamo ancora una volta chinare a questa situazione, e con umiltà e tenacia andiamo avanti. Adesso pensiamo al Napoli.